Ciao, com'è andata l'estate? Spero bene, ormai, anche se per il calendario dovremmo essere ancora in estate, io direi che siamo praticamente in inverno. Non volevo tornare con questo video di questa serie, però gli ultimi accadimenti hanno reso necessario questo video. E mi raccomando a dove andate e con chi andate, perché ormai la malaria è nell'aria. Che se ne dica, non dovete assolutamente credere a chi vi dice che la malaria, come una batteriosi o una virosi, sia trasmissibile per via aerea. Che in effetti c'è una parte di via aerea, se vogliamo chiamarla così, però necessita di un vettore ed è per questo che ho ritenuto obbligatorio per me fare questo video. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che cos'è la malaria. La malaria è una parassitosi ad opera di un protozoo del genere Plasmodium, che ha quattro specie che possono infettarci, di cui la più pericolosa è la Falciparum. Ora non voglio parlarvi di tutto il grande ciclo di vita che ha questo parassita, però voglio solo dirvi che nell'uomo prima attacca il fegato e poi passa ai globuli rossi. E qui entra in gioco il vettore, che è la zanzara, del genere Anopheles. Però ci sono anche altri generi che possono fare da vettore per questo parassita. Le zanzare, facendo il loro pasto di sangue, possono iniettare dentro al nostro circolo sanguigno gli sporozoiti di Plasmodium, che poi compieranno il loro ciclo vitale all'interno del corpo umano. Allo stesso modo, sempre col pasto di sangue, la zanzara può anche prelevare i gametociti di Plasmodio, che poi compieranno il loro ciclo vitale all'interno della zanzara e andranno a finire nelle ghiandole salivari. Gli sporozoiti andranno a finire nelle ghiandole salivari e poi verranno riiniettati dentro il circolo sanguigno. Quindi questo è tutto il ciclo. Poi ci sono molte altre parti, ma vi ripeto, è abbastanza complesso, quindi se vi interessa, magari andatevelo a cercare sulla rete. Io ho sentito alcuni giornalisti parlare di impossibilità di contagio in Italia data l'assenza dei vettori per la malaria. E io mi sono chiesto: ma hanno perso la memoria? Perché negli anni, nei primi del secolo, fino agli anni 40, la malaria era endemica in Italia, tutte le paludi che c'erano in pianura padana e anche più giù. E la malaria aveva anche i vettori per la trasmissione. Dopo, una volta che sono state cominciate le bonifiche di queste paludi, la situazione si è sistemata e il plasmodio è quasi sparito. Però ci sono ancora casi. L'ultimo caso di malaria italiana è stato riscontrato negli anni 90, mi pare. Quindi c'è ancora qualche plasmodio che gira. E i vettori sono ancora perfettamente attivi. E poi il discorso dell'aria, cioè della trasmissione tramite via aerea, è un po' ritornare alla convinzione che c'era nei primi del secolo, negli anni 30, 40, e anche la convinzione che ha dato il nome a questa patologia, malaria, mala aria, aria cattiva, perché si credeva che questa patologia fosse causata dai miasmi delle paludi. E per questo ha preso questo nome. Però non è così, è una causata dal plasmodio. Quindi o sono rimasti agli anni 40 e questo può anche far capire il livello di giornalismo che c'è in Italia oggi, oppure hanno dei problemi. Dunque state tranquilli perché la malaria non è trasmissibile tramite via aerea, ma diciamo semiaerea, c'è bisogno di un vettore che è la zanzara, che in Italia c'è. Quindi cercate di fare semplicemente lotta contro le zanzare, eliminate gli stagni d'acqua, usate prodotti antilarvali dove non potete eliminarli e sperate che qualcuno ve la mandi buona.